Per millenni gli esseri umani hanno guardato verso il cielo e si sono chiesti cosa c'è davanti a loro nell'aldilà. Le nostre anime desiderano ardentemente una risposta a quello che forse è il più grande mistero della vita. Quello che ci attenderà quando attraverseremo la porta verso l'aldilà. Dio non nasconde i dettagli del tuo luogo di eterno riposo. Guarda nella parola di Dio e troverai un assaggio del paradiso. Strade più luminose dell'oro, il trono radioso di Dio e la dimora eterna di Gesù Cristo. Tutti i magnifici dettagli sono scritti nelle pagine della Scrittura. Come sarà il paradiso? Come ci arriverà la nostra anima? Saremo riuniti con i nostri cari una volta arrivati lì? E come apparirà il nostro corpo per l'eternità? Questo è solo un frammento di ciò che possiamo sapere sull'eternità, che promette di essere un posto al di là dei nostri sogni più remoti. Dovete essere nati di nuovo. Dovete conoscere Gesù Cristo. Dio Onnipotente mandò suo Figlio, Gesù Cristo, in questo mondo per essere il vostro Salvatore. Lui ha già fatto tutto, ha già fatto tutto il necessario. Ti chiede solamente di accettarlo e crederlo e riceverlo nella tua vita. Se lo farai, diventerai cristiano e passerai l'eternità in cielo insieme a Dio. Se ti rifiuti di farlo, non andrai in cielo. Quindi il mio appello di oggi a voi è: conoscete Gesù? Siete sicuri che se moriste oggi starete davanti a Dio con la giusta risposta? Se non avete preso la decisione di riporre la vostra fiducia in Lui, vi chiedo di farlo oggi. Ho deciso, tornerò, verso te io correrò, chiedendoti perdono, perché so che sei buono.